Inizierà il 2 luglio il processo a Bari per 124 persone nell'ambito di un'inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali nel 2019. La direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per gli inimputati. La vicenda, come ricorderete, vedeva tra i protagonisti una ex consigliera a comunale e numerosi altri esponenti. L'inchiesta aveva portato alla nomina di una commissione del Viminale che aveva valutato in questi mesi l'eventuale scioglimento del comune, del Consiglio Comunale di Bari per infiltrazione mafiosa, su cui si era poi scandalizzato il sindaco di Bari uscente De Caro. Nella vicenda è coinvolta anche l'azienda municipalizzata per il trasporto pubblico locale, che è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria.